la mia passione, credo sia, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, è il lavoro più bello del mondo. 40 anni spesi per l'emergenza sul campo al servizio della sanità territoriale, più di 20 al 118. L'emergenza è come correre in Formula 1, brividi saltanti, quando riesce a vincere il successo è enorme. Massimo Mandò, Valdarnese, responsabile dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est, dallo scorso 31 luglio è andato in pensione, lasciando il posto al dottor Mauro Breccia. Nell'ultimo ventennio ha contribuito a cambiare l'emergenza in Toscana, soprattutto in provincia di Arezzo, dalla rete capillare di defibrillatori alle ambulanze infermierizzate. Arezzo si posiziona a livello alto sull'emergenza, sul soccorso, sul territorio. Ha un parco mezzi e macchine buono, ha comunque dei volontari che comunque credo che facciano e diano un contributo importantissimo. I nostri mezzi appena arrivano in casa sono già capaci di fare l'elettrodramma da solo, prendere parametri vitali, di fare lo stick glicemico. La riorganizzazione che abbiamo fatto con l'inserimento della figura infermieristica in tempi non sospetti all'interno del sistema dell'emergenza ha permesso ad Arezzo di assorbire meglio il colpo che riguardava la carenza dei medici. E ora il modello aretino sta diventando il modello toscano e io sono orgoglioso di aver lasciato almeno questo. Poi la nota dolente degli ultimi anni, la carenza generalizzata di medici dell'emergenza urgenza. Non si può pensare che un infermiere o un medico che lavora in autostrada siano pagati quanto un infermiere o un medico che lavora in ambulatorio. Rischia la vita lì. Stare ai territori è molto più rischioso. E ancora non si è visto nessun politico, nessuno, centro, destra, sinistra, mettetelo come vi pare, che abbia detto queste frasi, che comunque chi fa emergenza deve essere premiato. Adesso un po' di pausa per il dottor Mandò, ma con le idee ben chiare per il futuro. Non lavorerò nel privato, io sono uomo pubblico, sono nato pubblico, morirò pubblico, desterò, se ho delle offerte del pubblico di consulenze, di qualunque altra cosa, sono pronto. Se non c'è niente, continuo a stare con la mia famiglia, mi fanno tantissimo, sono in pensione, metto la rema in barca e penso ad altre cose.